Io mi chiamo Raffaella Trabucchi. E intorno agli anni 20, 1920, fu acquistata dai nonni di mio marito e già allora si produceva del vino, cioè un vino che veniva venduto e la vendita serviva soprattutto per il mantenimento della casa, era la casa di campagna, loro sono originari di Verona. Poi c'è stato un periodo in cui l'uva coltivata andava conferita alla cantina sociale, ha cominciato alla fine degli anni 70 mio marito a pensare di produrre, di imbottigliare il proprio vino. Abbiamo cominciato con del Valpolicella Superiore, poi Reciotto e le prime bottiglie di Amarone firmate Trabucchi risalgono alla fine degli anni 80. Nel 1985 la prima bottiglia di Amarone. Ci troviamo a Illasi, nella Val d'Illasi, è la zona estrema della Valpolicella. Siamo confinanti con il territorio del Soave dal 93. La coltivazione di tutta l'azienda è biologica. L'amarone viene fatto con l'uva corvina, corvinone, per un 70-75%, un 10% di rondinella e poi altri vitigni autoctoni come oseletta, forsellina, croatina, sono tutti vitigni che da sempre si coltivano nelle nostre zone. Attualmente produciamo intorno alle 24.000 bottiglie. Severa selezione che viene fatta al momento della vendemmia sulla pianta. Le uve dell'amarone subiscono un appassimento che dura quasi per 3-4 mesi, arriviamo quasi i primi di gennaio, cominciano le prime pigiature a gennaio e vengono completate a febbraio. Poi vino viene portato in barrique per 20 mesi e un affinamento finale di 6-8 mesi in botte grande. Si passa poi all'imbottigliamento e prima di portare la bottiglia sul mercato ha un ulteriore affinamento di quasi un anno. Rispetto alla vendemmia, minimo 4 anni di invecchiamento tra legno, acciaio e bottiglia. Il colore è molto intenso, con profumi di ciliegia, di rosa passita, spezie, pepe, tabacco, caffè, è un insieme di aromi e di profumi molto concentrati. Al gusto è molto fine, molto elegante, ha un impatto molto lieve e poi si esplode in infinità di sentori, di sapori. È molto lungo anche. L'abbinamento migliore è quello di berlo da solo e di gustarselo magari in compagnia, però gustarlo concentrandosi proprio sul bicchiere dell'amarone.
E poi naturalmente mangiando è ideale l'abbinamento con le carni, carni saporite come brasati o carni anche di selvaggina, carni anche formaggi. Produciamo anche l'olio e l'olio trabucchi ha una dolcezza e una finezza che viene esaltato su un piatto così semplice. Piatto di semplicissimi spaghetti conditi con l'olio crudo e basta. L'altra produzione nostra, beh, come vino è sicuramente il Recioto della Valpolicella, che ci ha dato sempre tanta soddisfazione perché ha una dolcezza e sempre una grandissima finezza, sostenuta anche da una buona acidità, per cui è un vino che si può abbinare, nonostante sia un recioto, anche a dei formaggi oltre che dei dolci, ma comunque anche questo è ottimo consumarlo da solo. Noi abbiamo avuto fino ad oggi una linea sola di Amarone, da quest'anno abbiamo prodotto una riserva che soltanto nelle annate buone produciamo. Uscirà una riserva dedicata ad Alberto Trabucchi, che è il padre di mio marito, e si intitola 1907, che è la data di nascita. Altri vini, abbiamo due linee di Valpolicella Superiore e poi una novità da quest'anno che è un IGT rosso, che è composto da un 70% di uve della Valpolicella e da un 30% di Shiraz eteroldico che coltiviamo noi. Dandarin, è un 2005. Una novità dell'azienda dell'ultimo tempo è quella di aver cambiato l'immagine e il logo. Il nuovo logo si chiama Trabucchi Dillasi perché abbiamo voluto proprio puntare sul discorso dell'appartenenza a un territorio, quindi Trabucchi Dillasi. Il nuovo marchio e la nuova, e così di conseguenza la nuova etichetta, manterrà l'ottagono dell'Amarone, che rappresenta l'etichetta dell'Amarone, ed è diventato un po' il simbolo di tutte le etichette che verrà riportato, che incornicia il nuovo logo.